Grazie per la linea, siamo qua al Florida di Ghedi, siamo qua con gli FS di City 5. Yeah. Ciao. Rock and roll. Prima domanda è: ritornate a suonare insieme dopo tantissimo tempo. Quali sono le emozioni che provate con questo ritorno? Beh, sono le prime date che stiamo facendo, quindi è ancora un po' presto, però la cosa che ci stupisce, su cui stiamo ragionando, è che cosa succede con la musica che hai fatto anni prima, anni dopo. E quindi siamo sempre lì curiosi di vedere qual è la reazione, sapendo che sono passati un po' di anni dalle ultime volte che abbiamo suonato alcune canzoni. E poi non molti sanno che il vostro nome della band è nato, diciamo, in modo curioso, ce lo volete raccontare? Partiamo col dire che non ce l'ha chiesto nessuno questo, proprio nessuno. E possiamo tranquillamente dire per la 500 milionesima volta. Può succedere. Sì? Perché Eiffel 65? In realtà avevamo scelto solo Eiffel come nome, poi il numero 65 era un errore, il nostro produttore segnava un numero di telefono, è uscito fuori dal foglio che usava, 65 è finito a fianco al nome, il grafico ha pensato fosse una correzione e via, Eiffel 65. Beh, siete abituati anche a grandi palchi, stasera suonate, diciamo, una discoteca, qual è la differenza tra i grandi palchi e palchi più ristretti e intimi come questo? No, guarda, a volte la gente crede che la massima emozione ce l'hai quanto più persone hai davanti. Invece solitamente è l'esatto contrario, cioè meno persone ci sono, più tu senti e vedi tutte le persone. Quindi sei più emozionato a suonare per assurdo davanti a tua mamma e a tua sorella, piuttosto che non davanti a 150.000 persone, il cui risultato finale è quella di una massa enorme, però non vedi nessuno. Capisci? Quindi poi è ancora un altro discorso parlare di suonare per una, che ne so, per uno stadio piuttosto che per un club, sono due cose molto diverse. In un caso hai una massa nazionale popolare, nell'altro caso hai il popolo della notte, che non si può fare un paragone in termini di numeri, di quantità, quanto proprio in tipologie di persone. Noi, facendo musica che molto spesso ha a che vedere con il ballo, con la dance, nei club siamo a nostro agio, di solito siamo a nostro agio. E quindi stasera cosa ci proponete? Stasera proponiamo 8 brani del repertorio degli Eiffel, in attesa appunto che abbiamo da proporre qualcosa di nuovo, e quindi dal 1999 fino al 2005 un po' le tappe dei successi in inglese e in italiano degli Eiffel. E ci date qualche anticipazione sul nuovo progetto? Daccela tu, perché noi ci stiamo ancora ragionando, no, stiamo lavorando a cose nuove. È nostra intenzione fare un ritorno vero, quindi niente di celebrativo, cioè stiamo cercando di scrivere come facevamo all'epoca, insomma, un vero e proprio album nuovo. E le intenzioni e gli obiettivi, noi siamo sempre molto ambiziosi, per cui puntiamo sempre molto in alto, per cui gli obiettivi sono quelli dell'epoca, insomma, scrivere pagine della storia della musica. Quindi questa è l'anticipazione, cioè noi affrontiamo ogni nostro passo artistico con questa determinazione qui. Adesso una cosa un po' curiosa: come sta l'alieno Zolotov? Ma l'ultima volta che l'abbiamo visto stava telefonando a casa, per cui non sappiamo più niente di lui. No, poi è diventato attore e ha girato Avatar come comparsa. Esatto. Sì. Mi era sembrato di vederlo tra i vari Avatar azzurri, mi sembrava. Non sei il primo che ci fa questa battuta, ma quello non l'avete già fatto voi. Però, diciamo che l'hanno fatto meglio. Ma come diceva mio nonno, come si è allungato? In effetti un po' più alto. Bene, ci fate un saluto agli amici di Internet DJ. Hola a tutti gli ascoltatori, gli amici, a telespettatori, radioascoltatori di Internet DJ. Ciao, Mauri. Jeffrey, Eiffel 65.